Benvenuti a questa quinta serata del Terni Film Festival 2020, una delle serate più importanti di questa edizione, perché oggi annunciamo ufficialmente, non possiamo consegnare fisicamente, ma lo faremo come tutti gli eventi dal vivo, speriamo nella prossima primavera, ad aprile, ma intanto ci teniamo ad annunciare e anche a dialogare con il vincitore del premio Fuoricampo 2020, che è Giulio Base con il film Bar Giuseppe. E con noi appunto questa sera c'è Giulio Base, che saluto e ringrazio di essere con noi. E Buonasera a tutti, ciao Arnaldo. abbiamo i tre rappresentanti dei festival che hanno assegnato questo premio, che ricordiamo è un premio particolarmente importante perché non è un premio del nostro festival, ma è un premio che viene assegnato dai tre festival interreligiosi italiani, i tre principali. Adesso ci permettiamo di dire se ce ne sono magari anche altri più piccoli, perché comunque stanno nascendo questo tipo di iniziative e siamo molto felici. Sicuramente noi siamo i primi tre nati e il primo in assoluto è il festival voluto proprio dal Papa Giovanni Paolo II, ovvero il Terzo Millennio Film Fest di Roma, e abbiamo con noi il presidente dell'ente dello spettacolo che organizza questo festival da ormai più di 20 anni. Spero che la connessione nel frattempo si sia ripristinata, e abbiamo allora Don Davide Milani, che saluto. Ciao Don Un Davide. saluto carissimo Arnaldo e un saluto all'amico fraterno Giulio Base. Grazie e Ciao Don complimenti Davide. Arnaldo per questa nuova edizione del festival e complimenti Giulio per questo premio che questa sera vai a ricevere e che con tutto il cuore ti assegniamo. Un saluto anche a tutti gli Grazie. ascoltatori e gli amici interni. E il secondo festival, anche per ordine di nascita, che quindi poi per noi che siamo gli ultimi arrivati, questi altri due sono stati anche un modello, quindi sono davvero felice di questa serata, è il Festival Religion Today di Trento, e abbiamo il direttore artistico Andrea Morgan. Buonasera Arnaldo, buonasera Giulio, ciao Don Ciao. Davide, bello ritrovarsi questa sera anche se così. Bravissimo Arnaldo, un grande applauso va a te e alla tua squadra che nonostante questi tempi difficili riuscite comunque a fare il festival e a regalare al popolo di Terni e ai tanti che ci seguono da casa questo bell'evento. Allora, questi tre festival, abbiamo detto, si occupano tutti e tre non solo di religione, ma anche di dialogo interreligioso, di integrazione, di immigrazione. Appunto, hanno iniziato prima Roma e poi Trento. Noi, ripeto, siamo gli ultimi arrivati e li abbiamo avuti come maestri, come modelli. Per questo io ci tengo a dire che per me è stato un grandissimo onore quando proprio Don Davide e Gianluca Arnone dell'ente dello spettacolo ci hanno proposto di assegnare insieme un premio ad un film italiano che possa veicolare questi messaggi. Ora leggeremo anche la motivazione del premio, ne parleranno anche i due appunto direttori dei festival che abbiamo in linea. Io volevo solo sottolineare appunto la dimensione, quello che ci unisce Trento, Terni e Roma. E non solo la dimensione religiosa, ma anche la dimensione dell'integrazione, del dialogo interreligioso. Non sono festival confessionali. E questo film sicuramente si iscrive proprio, rappresenta pienamente questo spirito, perché appunto non parla solo di religione, e ne parla in modo molto forte, poi diremo perché, ma anche, voglio anticipare, parla anche di immigrazione in modo molto forte. Quindi unisce il tema della religione cristiana a quello dell'attualità dell'immigrazione, quindi sicuramente un film che rappresenta benissimo questo premio che è stato ideato l'anno scorso dai nostri tre festival e che giunge quest'anno alla seconda edizione spezzata in due da questa pandemia, perché come tutti gli eventi principali li annunciamo online e poi speriamo appunto di avere ad aprile, insieme a Don Davide, ad Andrea, anche Giulio, magari anche con i protagonisti del film, per ricevere il premio che intanto io posso mostrare il nostro angelo. Ecco,
che il segno proprio interreligioso, se vogliamo, no? Perché l'angelo riunisce e accomuna tutte le fedi. Allora, io volevo chiedere, se volete, intanto, Don Davide e Andrea, dire due parole, poi magari ci vediamo anche il trailer del film. Don Davide, cominci tu. Eccomi. Sì, io ho amato molto questo film, l'ho seguito fin dalla sua presentazione e ho avuto da subito un grande sogno, quello di avendolo visto, avendolo apprezzato, avendolo amato, di vederlo insieme alle persone che mi sono care, la mia comunità, le parrocchie di Lecco di cui sono parroco, oltre ad essere presidente della Fondazione dello Spettacolo. E dopo la sua presentazione, appunto, è successo purtroppo la prima parte del dramma che stiamo vivendo, il primo lockdown, e il film non è potuto uscire in sala, ma per una strana provvidenza e non coincidenza, siti a fare questa proiezione, a farla con la presenza di Giulio, e mi ha onorato sapere, per confessione stessa di Giulio, lo può confermare o smentire, che è stata forse la prima e l'unica proiezione con un pubblico che non sia quello del Festival di Roma in cui è stato presentato. Ed è stato un momento molto emozionante, un film che ha avuto un grandissimo successo su RaiPlay, un film più visto nella storia di RaiPlay, ma l'accoglienza sotto il campanile della Basilica di Lecco, più alto campanile d'Italia, di 350 spettatori che l'hanno vissuto partecipando a questo film e alla confessione artistica, umana, spirituale, di fede, Giulio che l'ha accompagnato. Ecco, un momento forte è stato per la città di Lecco, per le comunità che guido, è un momento che ci ricordiamo, sono quei momenti della vita di una famiglia che ogni tanto riemergono, e ogni tanto capita di dire: ma ti ricordi quella cosa che ci siamo detti quella sera, ti ricordi quella sera che abbiamo vissuto insieme? Ecco, ho spesso di questi rimandi, quindi la motivazione è appunto, poi la leggerai tu Arnaldo, però ci ritroviamo molto in questa motivazione, e non ci ritroviamo solo noi direttori di festival, ma è una motivazione che potrebbe esprimere anche uno degli spettatori questo film. No, non lo sentiamo più. Non so Don bene Davide, se mi ti abbiamo un po'. Purtroppo a Roma sono in un posto dove probabilmente non prende molto il telefono. Però abbiamo sentito, insomma, il tuo discorso è stato molto bello. Volevo dare la parola anche ad Andrea prima di ovviamente sentire lo stesso Giulio. Sì, grazie, grazie Arnaldo. Anche le mie congratulazioni vanno a Giulio. E soprattutto alla sua arte, alla sua maestria con cui ha confezionato questo film tenero e a tratti struggente, che a me personalmente è piaciuto molto, mi è entrato nel cuore e mi ha colpito tantissimo anche come Giulio sia riuscito a dirigere questi attori così diversi, no? Anche forse che in qualche modo sono in contrasto uno con l'altro proprio per la modalità in cui recitano, che poi gli spettatori potranno vedere godendosi il film su RaiPlay. Quindi cito solo questo grande silenzio del protagonista, che è forse un silenzio anche interiore, un'assenza interiore, e invece questa esplosione di vita della co-protagonista. Ma soprattutto la cosa che ho amato in questo film è l'assenza di giudizio, perché quando si fanno dei film di questo tipo, soprattutto quando si ha a che fare con le tematiche interrazziali o le relazioni appunto tra i migranti e il paese d'accoglienza, si tende sempre a dare un giudizio, no? Che possa essere positivo o negativo, ma si tende a giudicare. E tu invece, secondo me, hai la grande capacità di tirar fuori un sacco di domande nello spettatore, e questo è raro, no? da un film di questi tempi. E secondo me, proprio per la contingenza storica di emergenza che stiamo vivendo, forse immergersi in questa riflessione, porsi forse delle domande,
è una cosa di cui il pubblico sicuramente ha bisogno. Ecco, io l'ho trovato un film necessario, a maggior ragione oggi, e spero veramente, Giulio, che accoglierai l'invito di venire a presentarlo a Trento al prossimo Religion Today Film Festival a settembre, perché ci piacerebbe anche noi magari organizzare una proiezione non bella come quella di Lecco, ma insomma anche il Duomo di Trento non è niente male, quindi ti aspettiamo. Grazie Andrea Morgan. Magari adesso allora ci vediamo un trailer di questo film e poi ne parliamo appunto anche con il regista, con Giulio Base. Se siamo pronti, Luca Mannaioli in regia, che approfitto per ringraziare per queste maratone quotidiane, sempre al posto giusto, al momento giusto. Ci siamo, Luca? Trailer. Comunque il bar era di mamma, si vende e si divide. Lui, e gli è rimasto solo qua. Dimmi che mi rimane. Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar. Bichira. Mi manda Giuseppe. Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta. Vuoi un po'? Siamo grati per quello che tu e mamma avete fatto per noi due. Ma chi te lo fa fare più? Potrebbe essere tuo nonno. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Dove sono? Sai cosa ha detto mia madre? Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo. Le ho detto sì. E questo era Bar Giuseppe, appunto, che è disponibile su RaiPlay, è approdato appunto direttamente online, non potendo andare nelle sale perché è uscito proprio in questo anno in cui tutti siamo stati in qualche modo costretti a trasferirci online, però insomma questa cosa è una cosa che ha anche grosse opportunità, Giulio, no? Appunto dicevamo, questo film ha battuto ogni record di visualizzazione già. Sì, intanto permettimi di risalutarvi, di ringraziarti Arnaldo, tra l'altro il premio mi pare molto bello, quindi davvero non vedo l'ora di non solo di poterti abbracciare di persona e venire a Terni, ma di come dire, toccare fisicamente quell'oggetto che davvero mi pare molto bello, quell'angelo stilizzato. E poi ringraziare Don Davide Milani, in effetti quella proiezione a Lecco che è stata per l'appunto l'unica, perché si è infilata tra un lockdown e l'altro, chiamiamolo così, quest'estate che sembrava che le cose potessero andare meglio, e anche per me sarà sempre scolpita nel mio cuore, intanto perché è fatta dove sta per rinascere il cinema di una città importante come Lecco, appunto lì sotto il Duomo, ma soprattutto perché mi ha fatto sognare di cosa avrebbe potuto essere questo film nelle sale, perché davvero quella serata ho sentito un calore immenso e purtroppo questo non c'è, pur tuttavia, come giustamente hai detto Arnaldo, con la gioia della possibilità che tutti, in maniera molto più semplice, perché diciamoci la verità, andare su un sito e cliccare play è molto più semplice che fare un biglietto, parcheggiare l'auto, prepararsi, accordarsi sull'ora al dunque con chi vado, come non vado, per andare in sala, che è un'esperienza sicuramente più bella e più completa di cinema, ma insomma lo streaming consente comunque di esserci, quindi ha consentito un numero forse inarrivabili di spettatori se fosse stato soltanto in sala. E devo ringraziare anche Andrea perché ha colto davvero nel pieno ciò che volevo fare con questo film, in questo mio taccuino, dove ho scritto, diciamo, i memento del film. Uno di questi era voglio riuscire a fare un Evangelio Rashomon, dove ognuno vede la sua verità, e credo in parte di esserci riuscito, perché ho visto che le reazioni di molti erano, ma insomma, questo bambino di chi è, perché poi il vero protagonista del film è il bambino che verrà. Permettimi di ricordare che Bar Giuseppe viene dall'ebraico Bar
Bar Giuseppe. In realtà nei Vangeli in aramaico Gesù veniva chiamato Joshua Bar Giuseppe, cioè Gesù figlio di Giuseppe. E quindi questo Bar Giuseppe in realtà è figlio di Giuseppe, cioè il protagonista è il figlio di Giuseppe. Il bar è soltanto un modo che io mi sono un po' inventato in maniera anche forse improvvida per raccontare quel figlio. E quindi di chi è? Il film suscita molte domande, ovviamente la risposta nel mio cuore ce l'ho, però mi fa piacere che appunto lo spettatore possa crearsi le proprie domande, i propri quesiti e cercare di risolvere un enigma quantomeno in maniera spirituale. Penso che si è già capito da quello che ci hai detto, Giulio, ma si tratta, lo dico per chi non ha visto il film, per chi non ha ancora capito esattamente di che cosa stiamo parlando, si tratta di una, diciamo, attualizzazione, proprio il caso di dire, della natività, appunto, in cui tu dicevi appunto Bar Yosef diventa Bar Giuseppe ed è proprio un bar, nel senso che il protagonista è appunto un uomo di una certa età chiamato Giuseppe, vedovo, che poi viene in contatto appunto con una ragazza giovanissima, una profuga in questo caso, appunto un'immigrata, la sposa, e poi appunto nascerà questo bambino misterioso, perché poi succede quello appunto che succede nel Vangelo, anche se appunto attualizzato, nel senso che chiaramente oltre al messaggio che è già presente nei Vangeli si aggiunge anche tutte problematiche che magari nei Vangeli non ci sono, ma sono sicuramente nel mondo di oggi, perché chiaramente Maria non era una profuga, quindi sicuramente questa problematica non c'era nel Vangelo. Invece oggi, nel nostro mondo, oggi Gesù nasce in un mondo in cui ci sono, quindi sicuramente poi Gesù comunque rifiutato, no? Che nasce già rifiutato, sicuramente farlo figlio di una profuga, no? Don Davide, sicuramente è piuttosto opportuno, perché effettivamente ci restituisce anche quella dimensione di rifiuto che i Vangeli ci raccontano Gesù sin dal suo concepimento in qualche modo subisce. Ecco, chiedo scusa, purtroppo la mia connessione è davvero pessima, non so se ho capito bene la domanda di Arnaldo, però ho seguito un po' il filo della riflessione. Il film poi è di chi lo guarda, e quindi non toglie niente questo al lavoro dell'autore. E io ho visto nell'opera di Giulio, più che il tentativo di fare un film sul Vangelo, è il contrario, cioè la possibilità il Vangelo ancora oggi, che ci sia una risposta come quella che i personaggi del Vangelo danno nel testo sacro, sia possibile anche oggi. Ed è l'unico modo, a mio avviso, di film credente oggi, un film che indaga le vie della fede. Non è un film agiografico sulla Sacra Famiglia, sulla natività, ma è la posta di uomini in carne ed ossa, anche con il loro limiti, i loro difetti. Non sono personaggi perfetti, hanno le loro paure, le loro debolezze, ma riescono a compiere uno dei gesti, qualcuno dei gesti che Gesù, che Maria, che i personaggi, alcuni dei personaggi del Vangelo che conosciamo, hanno compiuto nella storia sacra, nella vicenda sacra. Ecco, è un film che interroga l'oggi, non è un film che rimanda al passato o rimanda a un al di là, un altro. È un film profondamente umano, profondamente incarnato, ed è l'unico modo che abbiamo oggi per parlare del sacro. Grazie, grazie Don Davide. Andrea. Sì, guarda, io mi è piaciuto quello che ha detto Don Davide, perché ritrovo delle cose che ho sentito anch'io nell'essere uno spettatore di questo film. E l'urgenza di cui parlavo poco fa, io penso che sia proprio dovuta a questo momento tanto difficile che abbiamo vissuto. E in qualche modo, allora, per questo film come questo, che vanno ad indagare anche una tematica spirituale che è più dentro di noi, non è biblica, appunto, non è una cosa esteriore, ma una cosa più che stimola appunto il nostro spirito dall'interno, penso che sia
veramente necessario. E Giulio lo fa veramente con tenerezza, cioè sembra quasi che ci prenda per mano, che prenda per mano lo spettatore e lo accompagni tra questi personaggi, che chiaramente vediamo lo stesso protagonista non è certo un santo, no? È un uomo, anzi, con le sue paure, con i suoi problemi, con i suoi timori, con i suoi dubbi. E lo si vedrà appunto nello sviluppo anche della storia, però fondamentalmente è un uomo buono, e questo ritratto di questo uomo buono che sceglie di fare la cosa giusta e non dà ascolto a quello che gli dicono intorno, a quello che dicono magari i figli o quello che dicono nel paese, penso che sia coraggioso, e raccontare la storia di un uomo così semplice, così delle periferie che non sono solo periferie chiaramente fisiche della nostra Italia, ma periferie anche forse del nostro mondo, del contesto in cui stiamo vivendo, penso che sia veramente, cioè che abbia sicuramente centrato il bersaglio. E sia anche venuto il momento di leggere la motivazione del premio Fuoricampo 2020, visto che io ho ancora la connessione. Forse so quello che c'è la migliore, la leggo io, oppure non so se tu ce l'hai sotto mano, Andrea. Don Davide forse c'è un po'. Allora la leggo io, anche se ovviamente è una motivazione che appartiene a tutte e tre i nostri festival. Calando la vicenda evangelica di Maria e Giuseppe nell'Italia disorientata di oggi, Giulio Base costruisce un apologo sulla fraternità davvero coinvolgente, mai didascalico o enfatico, dallo stile semplice, piano, sorprendentemente pudico. Un invito appena sussurrato a fidarsi dell'altro, ad accoglierlo nel suo mistero, a vincere umanissime resistenze portatrici solo di infelicità. Ci si salva sempre insieme. La morale del film è cristallina. Il vero scandalo, semmai, e pensare di poterlo fare da soli. Queste erano le motivazioni del premio. E, Giulio, tu hai studiato anche teologia, hai fatto, diciamo che sul fronte del cristianesimo, insomma, hai un'esperienza molto lunga, dal remake dell'Inchiesta a Padre Pio. Adesso anche elencare tutti i film a tema che hai fatto sarebbe veramente lungo, perché ne hai fatti tantissimi. La fascinazione anche intellettuale, diciamo, per il cristianesimo, perché io vorrei sottolineare una cosa, tra l'altro, che questo film in realtà più che dai Vangeli è tratto in qualche modo anche dai Vangeli apocrifi, perché ci sono dell'ego proprio dei Vangeli apocrifi, soprattutto in questo rapporto, no, tra Maria e Giuseppe, che sono questa grossa differenza di età tra Maria e Giuseppe, e poi descritta dai Vangeli apocrifi, e anche questo, insomma, questo conflitto, tutto sommato, questo scandalo, no, è molto forte nei Vangeli apocrifi, forse anche più che in Luca e Matteo. A me mi colpì quando lo lessi una frase che c'è, Maria a un certo punto che dice a Giuseppe, lui dice: da dove viene questo figlio che è in grembo? E lei gli risponde: quanto è vero il Dio, io non lo so. Che invece magari i Vangeli da questo punto di vista sono più rassicuranti, e quindi tu hai restituito anche questa crudezza, no, in questo rapporto così forte. Sì, diciamo, ce l'ho messa tutta, per, come avete detto, per attualizzare la storia d'amore più importante probabilmente della storia dell'umanità, perché da quella storia d'amore è nato un uomo che, credi o non credi, ha segnato il mondo, no? Oggi è il 2020, qua in Cina, in Sudafrica, in Australia, ai poli, e quella data è la data della nascita di quell'uomo, quindi davvero è la storia d'amore più rilevante dell'umanità. Ho cercato, come ha sottolineato appunto anche Andrea, di non fare un santino, di non fare catechismo, di non fare la geografia, con tutto il rispetto, perché come hai ricordato ne ho fatti anch'io di film del genere, aggiungo San Pietro con Omar Sharif, Maria Goretti, ma insomma ne ho fatti tanti, oltre 5 stagioni di Don Matteo, dove tutto è regolare, diciamola così. Stavolta sono partito da una mia volontà di
raccontare appunto un uomo buono. E Giuseppe è una figura che mi ha sempre colpito per il, appunto per i suoi silenzi. Boff, Leonardo Boff, che ha scritto un libro bellissimo su Giuseppe, dice una cosa che mi ha colpito molto: è la perfetta personificazione del padre, perché il padre no, non parla mai, è in silenzio, e noi vorremmo sapere. Giuseppe è un po' così, incarna dentro di sé questa bontà, questa umiltà, questa obbedienza in perfetto silenzio. E l'averlo riportato tutto all'oggi che mi ha dato, diciamo, la forza di raccontare questo film in maniera, mettiamola così, libera. Cioè, Giuseppe, anche il santo, non ce lo dimentichiamo che ha avuto un momento in cui Maria la voleva ripudiare. Cioè, è l'incarnare in oggi, che diceva anche Don Davide, è proprio là. Cioè, è un uomo come noi, è un uomo che sbaglia, è un uomo che, quando gli capita una cosa più grande di lui, non la crede vera. Cioè, quella è la sua sposa, lui sa di non averla mai toccata, diciamo, intimamente, e questa ragazzina gli dice: io sono incinta. Lui non ci crede, è umano, è istintivo. Dopodiché, appunto, in un processo che nel film si vedrà, in un tormento che ho cercato di raccontare, qualcosa succederà. Ma ho cercato di mettere tutto nell'oggi. I due figli, appunto Giuseppe è sposato, è vedovo e ha due figli grandi, sono, visto che tu parlavi degli apocrifi, tratti dal Protovangelo di Giacomo, soprattutto, dove parla appunto di, c'è una battuta che io ho preso pari pari, quando lei dice: mi vuoi sposare? Lui dice: sono vecchio e ho dei figli e tu sei una bambina. E lì si concentra un pochino anche parte del mio film, dove diciamo c'è anche spezzare una lancia in favore di un mondo di tenerezza, come diceva Andrea, perché la sessualità non è sempre la prima cosa, no, in questo mondo. Cioè, ce la stanno raccontando così, qualunque cosa ci fanno vedere, sia un prodotto, sia un divano, sia un libro, sia un orologio, ci deve essere una donna, un uomo spogliato che in qualche modo riportano alla sessualità. Per carità, è importante, ma non è la prima cosa. Questo il film lo dice, è la tenerezza la prima cosa, così come anche nell'amore. Non c'è soltanto quel tipo di amore, ci può essere l'amore ovviamente filiale, e Giuseppe è capace di amare i figli tantissimo, che diciamo che sorpassa appunto determinati stilemi e razzismi e muri. Cioè, tra di loro c'è un amore purissimo, quasi affettuoso, oserei dire, perché non si consuma nessun tipo di rapporto sessuale, però che è distante. Cioè, lui appunto è un anziano e lei è una bambina, lui comunque è un uomo lavoratore, per quanto umile, ma comunque è un bar, gestisce un bar, una stazione di servizio, e lei è una profuga africana che è sbarcata da poco. Lui è un uomo che comunque ha una certa cultura e lei sa poco e niente. Cioè, le differenze sono tantissime, di età, di classe, di ceto, di cultura, di lingua, eppure questi due si amano. E credo che sia quello che mi piace di più pensare di aver così portato all'enigma di cui sopra per gli spettatori. Grazie Giulio. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda Giulio, a me proprio questa cosa secondo me è fondamentale, soprattutto perché anche con Religion Today noi cerchiamo di fare un festival spirituale che arrivi ai più giovani, e con questo film tu l'hai fatto e lo potremo fare insieme, magari anche nelle scuole, perché sai, i giovani d'oggi purtroppo, quando si parla di credo, si parla di Gesù, si parla di Cristo, forse fanno un passo indietro, no? E forse proprio per quella paura che un po' dicevi tu della catechesi, un po', no? E invece col tuo film tu semplicemente probabilmente cerchi di darti una risposta anche te, no? Su quello che ti chiedi, sulla domanda: ma questa annunciazione esiste? È una cosa plausibile? È una cosa su cui ti interroghi tu e fai interrogare appunto lo spettatore? E secondo me può essere la chiave giusta anche per arrivare a tanti giovani, parlando appunto di fede, parlando di religione, parlando appunto di Cristo. Una cosa appunto che già è stata detta in qualche modo, però volevo sottolineare questa dimensione laica del film, no?
tu dicevi non ho voluto fare Santini, ma tra l'altro una domanda che volevo farti, siccome appunto la tua Maria, tra l'altro bellissima e bravissima come anche Ivano Marescotti, che è davvero un gigante del nostro cinema, questo lo volevo ricordare, anche Nicola Nocella, tra l'altro è un cast veramente in stato di grazia, direi proprio, e sono straordinari, e sicuramente non sono Santini. E quindi volevo anche chiederti se questa cosa ti ha creato un po' qualche problema, cioè se qualcuno, adesso credo che sia rassicurante il fatto di avere tre festival religiosi che ti premiano, ma volevo sapere se invece qualcuno si è scandalizzato nel vedere rappresentati così Maria e Giuseppe. No, e ti dirò che un po' di paura ce l'avevo, perché appunto diversamente dai film che ho fatto prima, che abbiamo ricordato, dove partiva diciamo da una struttura editoriale sicura, non so, alcuni erano la Lux Vide, alcuno Fulvio Lucisano, ma comunque partivano in qualche modo con, non ti dico col bollino del Vaticano, ma insomma erano in un'onda di ortodossia, ecco, chiamiamola così. Stavolta ho fatto un pochino da solo e ho fatto davvero quello che mi sgorgava dal cuore, e un po' di paura ti confesso che ce l'ho avuta, perché insomma una Maria nera, appunto, che comunque si sposano, Giuseppe anziano con dei figli, ricordiamo che Maria, io poi l'ho fatta una Maria, poi non si chiama così ma si chiama Bikira nel film, che appunto in Swahili, la lingua africana dal paese dal quale lei viene, vuol dire appunto vergine, però l'ho fatta una ragazza libera, che libera non vuol dire frivola, una ragazza che accetta un passaggio da un ragazzo, esce con la Vespa, è carina con tutti, come io credo di vedere Maria, non la vedo una bigotta tutta tappata nei suoi abiti, coperta e come dire a testa in giù e occhi bassi e nessun sorriso. Io la vedo una ragazza allegra e felice che dà confidenza. Quindi in questa confidenza che Maria anche dà nel film, certo qualcuno ha potuto vedere o avrebbe potuto vedere una leggerezza. Quindi ero un po' intimorito. Devo dire che invece poi dopo la prima proiezione mi sono permesso di farlo vedere al cardinale Gianfranco Ravasi, che è poi appunto il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e i suoi diciamo addetti, e che mi ha scritto una lettera davvero commovente che tengo fra le cose più preziose che ho, e poi stasera è la consacrazione ufficiale. Io sono molto onorato, lo dico davvero di vero cuore, anche un po' commosso, perché i premi sono sempre un po' strani, quelli così ai film, c'è sempre oddio è l'amico oppure chissà da dove arriva, quando c'hai tre festival così importanti, così belli, che si mettono d'accordo, vuol dire che davvero il film è piaciuto. E poi diciamo la Trinità in questo racconto è davvero importante, e quindi diciamo posso dire di aver fatto qualcosa di utile e di buono, e se poi potrà aiutare, come diceva Andrea, anche dei ragazzi, ben venga, perché è vero, il Vangelo tout court oppure la catechesi tout court, il dogma messo così, io lo capisco che faccia un po' paura al giorno d'oggi. Invece io tento di, quando lo racconto anche ai miei figli oppure a qualche altro ragazzo, la metto come un fatto culturale, cioè è come approfondire l'italiano, non lo so, a me piace molto l'italiano e quindi mi piace studiarlo, ogni tanto trovare magari qualche fonema diverso e nuovo, perché lo approfondisco. Nella nostra cultura, e lo dicevo prima, ma nella cultura forse di tutto il mondo, il cristianesimo ha una parte importantissima, se uno lo studia e lo approfondisce non può che arricchirsi, poi potrebbe essere libero ovviamente di credere o di non credere che quello sia il figlio dello Spirito Santo, ma intanto approfondisce un archetipo che non è soltanto della religione cristiana, è un archetipo del mondo intero, cioè il fatto che Dio nella nostra religione e quindi nella nostra cultura si sia fatto uomo, è un'intuizione di una vastità e di un'immensità filosofica, se non soltanto religiosa, enorme, perché vuol dire che lo siamo anche noi parte di questo, e che parte del suo patimento è anche il nostro. E così come ricordavamo prima, i santi sono stati molti, anche dei più grandi santi, dei grandissimi peccatori. Io ho fatto la tesi, ricordavi prima
teologia in Sant'Agostino. Sant'Agostino, prima di diventare quel grande filosofo, ne ha fatte di tutti i colori. San Pietro, che ho raccontato e interpretato così bene da Omar Sharif, ma quante volte ha sbagliato? Nei Vangeli è quasi sciocco per quante volte ha delle prove vere, è il migliore amico di Gesù e lo continua a tradire, continua a non crederci. Giuseppe stesso, l'abbiamo detto, di sua moglie Maria, ha enormi dubbi. Padre Pio, ma quante ne ha combinate, quante volte ha perso la pazienza? Cioè, bisogna riportare a noi e non lasciare che quelle pale di altare per i ragazzi sembrino lontanissime e inarrivabili. Tutti lo possiamo essere, tutti lo possiamo essere, e tutti sbagliamo, e ci dobbiamo mettere un filo, diciamo, di non solo di intelligenza, ma anche di cuore, ma per cercare di non sbagliare, e quindi interrogarsi su qualcosa che ci possa rendere in qualche modo migliori. Voglio ringraziarti per queste parole, oltre che per questo film, perché veramente penso che sia fondamentale anche veramente liberarsi dei santini, perché sono quelli che ci impediscono di diventare santi. Poi diciamoci la verità, diceva, a proposito di Vangeli apocrifi, Fabrizio De André, no? Nella Buona Novella dice proprio: l'hanno messo sull'altare perché almeno sta in alto e non dà fastidio. Quindi tirare giù, a termini diciamo spicca giù i santi, che è una cosa brutta, ma in realtà tirarli giù dagli altari e averceli vicino da fratelli, certo, da compagni di viaggio, penso che sia fondamentale. Poi veramente ci sono, tu hai ricordato, no, diversi santi veramente molto molto uomini tra noi, ma mi viene in mente, io c'ho un po' la fissa con Francesco d'Assisi, che è un santo che è stato super angelizzato, a proposito, no? Alter Christus, quando poi andiamo a leggere le fonti, un uomo veramente uno di noi davvero, no? Laicissimo. E a proposito di laicità, io volevo farti una domanda, poi ti do la parola a Andrea, però una domanda, una cosa che mi ha colpito nel tuo film, a proposito appunto di laicità, è il fatto che il matrimonio tra i due sia un matrimonio civile. È stata una scelta provocatoria da questo punto di vista, cioè far sposare in comune Maria e Giuseppe, oppure ci sono altri motivi? Beh, dunque, sarebbe stato, immagina, ti faccio fare una riflessione, ma anche gli spettatori, immagina in un mondo dove Gesù non è ancora nato, perché sta nascendo appunto nel nostro film, come può esserci una croce, che è il simbolo di Gesù morto. Tant'è vero che il film è, da questo punto di vista, distopico, no? Io non so, all'inizio c'è un funerale e su questa bara non c'è una croce. Si vede il cimitero e non c'è mai una croce. Inquadro delle chiese, perché nello scenario italiano ce ne sono tante, ma non c'è mai un simbolo, perché ho pensato che se Gesù, quel Gesù, il mio Gesù, il nostro Gesù, quel bambino non è ancora nato, non è ancora morto, e quindi non potevo farli sposare in chiesa da quel punto di vista. È come se fosse prima di tutto, prima della storia, prima di quei 2020 anni che ci siamo raccontati, è come se quel bambino dovesse nascere di nuovo. Del resto la potenza della festa più bella e più grande che abbiamo tutti noi è proprio quello, cioè adesso tra poche settimane Gesù nasce di nuovo, nasce in ognuno di noi. E quel bambino di quel finale, che tutti, anche i più dubbiosi, mi chiedono: ma chi è, di Giuseppe e del baffo, che è uno dei personaggi del film, che appunto porta in giro sulla sua vespetta Maria? Io rispondo: guarda, io non lo so nemmeno io so che è di tutti noi, soprattutto perché è un bambino che viene da una profuga africana, e so che nascerà, perché non concepisco altre cose rispetto a quello, e so che lo dovremo amare. Ecco perché non ho potuto fare, diciamo, quel matrimonio in chiesa. Sarebbe stato strano, no? Con un Gesù non nato in una religione che è stata fondata dopo la sua morte. Una cosa su cui io riflettevo anche qualche giorno fa, visto che poi, diciamo, che il tema matrimonio è ormai da un paio di anni, no, anche più, da un paio, sono più di 5 anni che è all'ordine del giorno anche della Chiesa. Tra l'altro il nostro festival è promosso anche dall'Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, quindi diciamo che siamo coinvolti in questo. Maria e Giuseppe non si sono certo sposati in chiesa, come tu, esatto, come tu, esatto, ricordavi.
E tra l'altro, questo così lo dico anche un po' provocatoriamente, perché poi il cristianesimo col passare dei secoli ha burocratizzato il matrimonio, no? Mettendo poi una serie di burocrazia parallela a quella civile, in cui tra l'altro è presente anche la separazione in realtà. Anzi, paradossalmente il matrimonio, lo Stato riconosce l'annullamento mentre la Chiesa non riconosce il divorzio. Questa è una cosa un po' strana, se ci pensi, essendo due cose separate. Ma appunto, quando Gesù ha detto non osi separare l'uomo, ciò che Dio ha unito, parlava del matrimonio civile, non parlava di quello religioso, che, come tu sottolineavi, ancora non esisteva. Quindi la sacralità anche del matrimonio prescinde dal rito. Invece noi da cattolici ci siamo un po' fossilizzati sulla burocrazia, che è una cosa abbastanza assurda. Andrea, ti lascio la parola. Sì, un'altra cosa che sicuramente mi ha colpito del tuo film, Giulio, è l'attenzione anche al luogo, allo spazio fisico. E siamo in questa provincia e capiamo appunto che è pugliese, forse dalla casa del protagonista, no? Che, se vogliamo, forse questo trullo ricorda un po' la grotta, no? dove è nato Gesù. E mi piace come costruisce anche questo ambiente, questa scenografia in cui i personaggi si muovono, ed è quasi una scenografia senza tempo, no? Quasi un non luogo, mi viene da dire, no? Perso tra questi incroci di autostrade e queste campagne brulle. Però mi è piaciuta molto appunto la tua attenzione, no? C'è una cura particolare anche appunto nel costruire questa grotta dove si svolge questa storia d'amore. Grazie, Andrea. Tra l'altro, tu ci hai messo anche il bue e l'asinello nel film, non hai fatto mancare nulla, questa è una cosa molto... Sì, guarda, le ho girate anche 3-4 di quelle inquadrature, e in alcune erano molto più presenti. Poi, come ricorderai, c'è un campo lungo, chi vuole vedere li vede, chi non li vuole vedere non li vede. I simboli ce n'è tantissimi, Giuseppe, oltre ad avere il suo bar, lavora in legno, Maria la incontriamo in una fontana, non sto qui a raccontare quanto l'acqua sia uno dei motivi centrali del cristianesimo, uno dei figli fa il panettiere, e non sto qui a raccontare che cos'è il pane per noi, ma potrei andare avanti all'infinito. Mi piace, perché ho cercato di, no, seminare simboli ovunque, per il motivo di cui sopra, per non fare il dogmatico tout court, ma di colorare con possibili domande, volontà di saperne di più. Rispetto alle location, sono anch'io molto contento di essermi imbattuto in un luogo così vicino a quella che secondo me era la Nazareth di 2000 anni fa, un posto che era un piccolo paese. E quindi quel luogo di Puglia davvero me lo ricorda tanto. Poi, così, per raccontare anche qualcosa di divertente, di solito noi registi con le produzioni abbiamo sempre discussioni per il numero di comparse, ne vorrei di più, ma questa strada è vuota. Stavolta ero io il primo a dire: guarda, vuoto, vorrei vuoto, e mostravo dei disegni o dei quadri, no, di Chirico, la famosa arte metafisica, che non per caso si chiama metafisica. E tant'è vero che Giuseppe e Bichira e anche altri personaggi spesso, no, camminano e in queste campagne e in questi paesi praticamente vuoti, perché era quella sospensione che volevo raccontare. E mi permetto di credere che il successo gigante che ha avuto il film su RaiPlay anche nelle settimane del lockdown sia dovuto in parte anche a quella strana coincidenza o provvidenza, come la chiamerebbe Don Davide. Cioè, non so se vi ricordate in quelle settimane, ma forse anche adesso, quando vedevamo dei film dove c'era qualcuno che si abbracciava o un assembramento o che si baciavano, ci veniva da dire: ma fermi, ma si può? Questo film, che è stato concepito ben prima del problema del Covid, era come se, no, non ci sono contatti. L'unico contatto tra Maria e Giuseppe, appunto, è una carezza che lei teneramente gli fa. Appunto, loro camminano in maniera metafisica, quasi isolati. Quindi è come se il pubblico a casa, in quelle settimane, in quei mesi tristi, che purtroppo si stanno riproponendo, vedesse qualcosa che non fosse distante da quello che in realtà stavano vivendo.
e gli scherzi del cielo sono anche questi. Tu hai fatto tantissimi film per la televisione, per il cinema, da attore, da regista. Tra l'altro volevo sottolineare una cosa, che tu rispetto a, in genere sappiamo che gli attori e i registi tendono a fare entrambi insieme, no? Tu sei uno dei pochi, tutto sommato, in Italia, che è una cosa un po' più americana, secondo me, ed è una cosa molto sana, di separare le due carriere, perché poi secondo me appunto quando uno fa l'attore e il regista, magari il regista finisce a servizio dell'attore, no? Quando uno è un attore affermato. Invece De Sica ci insegna, no, che il regista e attori si fanno separatamente, e tu l'hai fatto quasi sempre, no? Raramente ti sei autodiretto. E hai fatto, a proposito di santi, la lingua del santo, tantissimi. Però adesso io vorrei vedere una piccola clip di una scena memorabile della storia del cinema, che però forse non tutti identificano con te, con la tua carriera, però invece sei protagonista di questa scena. E ora Luca Mannaioli dalla regia ce la manda. Lo so, non riesco a capire, sarò malato, ma io amo questo ponte. Ci devo passare almeno due volte al giorno. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love me, I'll do anything that you ask. No, sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone, ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza. Vabbè, e qui... Auguri. Auguri. Quell'auguri, hai qualcosa da raccontarci? Beh, quell'auguri è improvvisato. Questa è la prima volta che lo racconto, ma lo faccio perché, come forse saprai, no? È stato restaurato in 4K, caro diario. E Nanni sta, diciamo, lo sta presentando e fa una lettura prima del film in tutti i cinema, adesso non più perché purtroppo sono chiusi. Dove legge i suoi diari appunto durante la lavorazione, e sono andato anch'io ad ascoltarlo, e racconta che appunto lui di se stesso, ma quanti ciak faccio, 50 ciak, sono tutti uguali, non riesco, cioè il suo tormento. Quindi finalmente anch'io posso raccontare quello che ho provato. Allora, tanto quella scena l'abbiamo girata una prima volta con un'altra automobile, fai conto, era maggio. Facevo 30, 40, 50 ciacchi e io non dovevo dire niente. Inizialmente io facevo soltanto il gesto e andavo. Dopodiché mi richiama, dice: Giulio, la dobbiamo rifare perché la macchina, non lo so. Cioè, vabbè, e adesso lo facciamo poi con quella automobile Mercedes, si è visto, non c'è problema se lo si dice. E ricomincio a questi 20, 30. A un certo punto io, che veramente mi ero sperduto, non sapevo più cosa cambiare da una cosa all'altra, dico: vabbè, auguri, ma era un po' tipo Giulio a Nanni, cioè se vai avanti così dove finirai? La troupe rise e ricordo che Nanni, io che ero ragazzino, perché parliamo appunto di 27 anni fa se non sbaglio, quindi mi inorgogli un po' di essere riuscito così a fare storie d'altro. Nanni mi rimproverò, adesso cosa credi di poter improvvisare, insomma, una roba del genere, e quindi dice: non dire niente. Facemmo altri 20 ciak dove di nuovo non dicevo niente. Stacco, il primo giorno che vedo il trailer, quell'auguri è la battuta finale del trailer, che come sapete nella chiusura del trailer si manda un po' quello che è l'apice, troviamolo, non certo per me, ma quella frase memorabile che poi sta anche su alcune magliette che Nanni pronuncia in maniera
incredibile, meravigliosa, magica, malaccio, come le pronuncia lui, ma geniali, per la sua grandissima arte, cioè quella sulla minoranza e sulla maggioranza. A proposito appunto di Caro Diario, appunto come dicevi è stato ristrutturato, restaurato e l'ha presentato lo stesso Nanni appunto al nuovo Sacher leggendo questi i diari di Caro Diario. Anch'io sono stato, tra l'altro penso è stata l'ultima volta che sono andato al cinema prima che chiudessero, ero andato proprio al nuovo Sacher a sentire questa bellissima serata perché si ripercorre tutta questa lavorazione con quello che dicevi tu, i Chuck tutti uguali. E tornando a Bar Giuseppe, una cosa che mi ha colpito anche del film rispetto ai Vangeli è questa moglie, la prima moglie, diciamo, la donna che è scomparsa, perché appunto nei Vangeli non si dice che Giuseppe fosse vedovo, lo dicono i Vangeli apocrifi, soprattutto diciamoci la verità per giustificare il fatto che ci fossero altri figli in giro, un po' imbarazzanti per la visione tradizionale della Chiesa che non vuole che Maria e Giuseppe abbiano avuto figli, quindi erano stati giustificati dai Vangeli apocrifi come figli di un precedente matrimonio. A differenza però appunto dei Vangeli apocrifi, la figura della prima moglie di Giuseppe invece nel tuo film è molto importante, la vediamo anche tra l'altro nella prima scena del film, e poi c'è questo dolore, queste lacrime che continuano anche il giorno stesso del matrimonio di Giuseppe sulla tomba della moglie. Quindi volevo sapere anche qualcosa di questo personaggio che tu hai inserito. Attento che c'è il microfono spento. Ok, mi sentite anche senza cuffie, che credo si siano finite le batterie delle cuffie. Ti sentiamo. No, io ci tenevo alla sacralità di quell'amore, alla sacralità di quel matrimonio, ci tenevo molto, perché Giuseppe non è che ha dimenticato la moglie, è impossibile, no, dimenticare una persona con la quale ha avuto un grande amore, che gli ha dato due figli. Tant'è vero che quello con Maria non è lo stesso amore, anche in questo ci tenevo, e non solo, ma forse la scena di cui sono più orgoglioso, lui riesce a liberarsi e a piangere soltanto il giorno in cui si sposa con Bikira e lo va in qualche modo a festeggiare al cimitero, che sembra, detta così sembra diciamo funebre, ma in realtà lui si libera di un peso, è come se accettasse quel matrimonio soltanto con una specie di trasmissione spirituale della moglie che gli dà il suo consenso. Ecco, questo mi piaceva molto. E la stessa Bikira, quando entra per una delle prime volte a casa sua e vede la foto della moglie, dice: quanto è bella, io non sarò mai così bella. Cioè, Non viene dimenticata, non viene cancellata, non viene, vi è più, non avrei mai voluto, infangata la figura di quel grande amore di Giuseppe. Ci tenevo che fossero distanti le due cose, ed ecco perché ho, come dire, ha un ruolo, come dici te, seppure in una sola scena così importante, quella figura. Andrea. Sì, io penso, Giulio, che l'amore sia forse il vero protagonista del tuo film. E me ne ricordo un altro della tua sterminata filmografia, che tra l'altro è stato in concorso a Religion Today, adesso non ricordo la data esatta, penso una quindicina di anni fa, che era L'Inchiesta, che ho avuto il piacere di recuperare proprio durante il primo lockdown, perché l'ha messo in onda, adesso non ricordo la data, mi pare fosse aprile, inizio aprile, TV 2000. E penso fosse un altro film dove tu ti interrogavi, o meglio, dove c'era questo protagonista Tauro, questo investigatore romano, che andava appunto mandato dall'imperatore a interrogarsi su questi uomini di fede, si interrogava su questo grande mistero della vita che è la fede. E anche in quell'occasione ricordo che c'era questa figura di Tabita, quindi questa donna che in qualche modo insegna l'amore. Quindi mi piace che ho trovato un parallelismo, no, nella tua cinematografia, nella tua filmografia, no? Ho riscoperto appunto vedendo Bar Giuseppe, tra l'altro vedendolo poi dopo appunto L'Inchiesta, mi è piaciuto ritrovare alcuni elementi che a quanto capisco insomma a te sono cari. Sì,
Sì, assolutamente sì, mi fa piacere che si possa anche notare. L'inchiesta, tra l'altro, diciamo, è il soggetto e la sceneggiatura, ho quasi paura a dirlo, ma è il remake di un film di Damiani, ma soggetto e sceneggiatura sono rimasti quelli di Suso Cecchi D'Amico e di Ennio Flaiano, quindi credo due firme forse le più importanti della storia del cinema italiano, no? Pensate a Visconti, a Antonioni, a Fellini, li hanno scritti praticamente tutti loro. E quindi la fortuna di poter interpretare da regista, da direttore d'orchestra, diciamo, sulla partitura altrui, no? come un direttore dirige un Mozart, e Mozart sono loro, e quindi cercare di decifrare da quelle pagine, da quelle sceneggiature, ciò che dici tu. Loro erano molto attenti a fare personaggi tridimensionali, molto più secondo me di quello che accade oggi. Non erano i buoni, non erano solo buoni, cattivi, non erano solo cattivi. C'era un'infinità di nuance e di vie di mezzo che nel mio piccolo ho cercato di trarre una lezione, e anche in questo ultimo mio film Bar Giuseppe credo che, ecco, ce l'ho messa tutta. Non si sa mai dove è la ragione. Lo stesso Giuseppe, no, compie degli errori, non parliamo dei figli, ma forse anche lei. Cioè, raccontare un po' la vita com'è. La vita è così, la vita è fatta di tante imperfezioni, anche questa, anche queste cose che dico, io non le ho scritte, ma se le avessi scritte forse le direi molto meglio di come le sto dicendo adesso, però la vita è fatta di gente che parla, che non ha testi scritti in cui le dice in maniera perfetta. Figuriamoci le azioni. Con tutto lo sforzo che faccio, però se penso, non so, alla giornata di oggi avrò fatto ma quantomeno 70 bestialità, e quindi questo mi interessa nei santi e nei peccatori, anzi forse ancora di più nei peccatori. Giulio, volevo citare anche una cosa che adesso esula un po' dal film, ma così approfittiamo di averti online. Volevo che ci dicessi qualcosa di Cartoline da Roma. È una cosa molto particolare che tu hai fatto e che tra l'altro ha coinvolto un membro della nostra giuria di quest'anno, Elena Burica. Ah sì, Elena, come no? Beh, Cartoline da Roma intanto è un vanto personale che i miei figli ogni tanto, è una delle cose più belle che ricordano, perché sta su Guinness dei primati, cioè la più lunga corsa della storia del cinema. È una mezza follia, cioè un uomo, in questo caso io, tu hai ricordato che appunto non mi casto sempre, solo in prestazioni particolari, che corre in una mattina all'alba in un perfetto piano sequenza, perché non c'è mai uno stacco. Ho cominciato a girare alle 6 e ho finito di girare alle 7:30, quindi con l'alba appena spuntata. Racconta le proprie impressioni, la propria vita, le proprie ambizioni, i propri sogni, un po' di cose belle, un po' di Roma. Se la vuoi semplificare proprio al massimo, è appunto come fosse il primo episodio del Caro Diario, in cui appunto Nanni così liberamente racconta i suoi pensieri. Al posto di essere in Vespa è un uomo che corre, ed è un'ora e mezza di libertà, ecco, di questo tipo. Con il gusto di questa scena che stai facendo vedere, appunto incontro dentro uno stadio, lo stadio lì oddio non mi ricordo il nome, ma insomma dietro dove c'è la FAO, diciamo, dietro Pietro, questo comunque è Pietro Mennea, grandissimo campione olimpionico, mi tolgo lo sfizio di correre i 100 metri con lui, ovviamente lui vince, insomma è pieno di cose che amo. Mennea per me è stato sempre un mito, l'ho amato e l'ho voluto mettere in questo racconto, un uomo che appunto, non avendo i mezzi per diventare quel grande campione che era, con la forza della volontà è stato il più grande velocista della storia dell'atletica, non solo italiana, ma dell'atletica dei bianchi, mettiamola così. Lo stadio di Caracalla, ecco, mi è venuto adesso dove. Infatti lui adesso in questa scena racconta del suo
nel suo incontro con Muhammad Ali, perché Muhammad Ali disse: ma tu sei Mennea, ma tu sei bianco, ma come fai? Si aspettava di trovare ovviamente un centometrista di colore. Ricordo meraviglioso, Pietro sarà sempre nel mio cuore. E quello è il cane che corre con me, tutto il tempo abbiamo un dialogo. Tra l'altro il cane è doppiato da Oreste Lionello, che voi sapete è stato per decenni la voce di Woody Allen, non solo, ma tante volte prima abbiamo accettato quel genio di Fellini lo chiamava a doppiare, se non sbaglio in Roma ha doppiato 10 personaggi, quindi era a suo modo e a sua volta anche Oreste Lionello un grandissimo genio, e infatti ha dato voce a questo cane in maniera assolutamente unica e indimenticabile. Cartoni da Roma è un altro film davvero a cui sono molto legato. Prima di salutarci, io volevo parlare anche dei nostri festival, soprattutto dei vostri festival, perché noi qui siamo in diretta 6 ore al giorno quasi, quindi insomma ne parliamo anche troppo, però volevo anche far capire che cosa è questo festival, questo premio fuori campo, che è appunto i 3 festival interreligiosi italiani assegnano. Purtroppo Don Davide Milani è caduto, diciamo, a livello di linea, quindi non possiamo adesso commentarlo con lui, però vedrei una clip proprio che ci racconta l'ultima edizione del Festival Terzo Millennio. اسمي الله يا باهيا ينمو طرحا وجلى بيا الزمن زاد وانت بهيا هو شارد وانت صفيا الزمن زاد وانت بهيا هو شارد وانت صفيا يا باهيا in quello che è stato, ma in quello che c'è. Che non va, vediamo se si cerca a sombrare. Ai problemi poi ci piovono addosso attraverso i volti, le cicatrici, le speranze di tanti esseri umani che molte volte sono perduti. Questo è un riconoscimento che include le 3 più importanti associazioni cinematografiche / religiose italiane. Mi sembra che sia acuto e tempestivo. C'è una battuta della tradizione giudaica che a mio avviso è fotogramma, che dice: Dio era solo, a un certo momento ha creato l'uomo e la donna. E l'ha fatto perché? Perché Dio ama i racconti. Essere consapevole di aver fatto qualcosa di utile forse è ancora più importante, forse è il desiderio più profondo di un cineasta. Non è facile ottenerlo, non è facile raggiungerlo, però forse è l'aspettativa più importante. Siamo felicissimi perché il lavoro di tutti viene ripagato. Il cinema fatto da voi non può essere invisibile, perché è fatto da persone che non vogliono incontrarsi. Grazie per questa serata e grazie per essere qui. Questo era appunto una clip dell'edizione 2019 del Festival Terzo Millennio. Io avrei voluto che Don Davide, che ne è il presidente, ce ne potesse parlare, ma così in 2 parole, insomma, il festival è stato fondato nel 1997 per volontà proprio di Giovanni Paolo II, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, che oltre a Terzo Millennio fa tante altre cose, tra cui qui in Umbria un altro festival a Castiglione del Lago, assegna dei premi al Festival di Venezia, il premio Bresson, pubblica la rivista del cinematografo, quindi il Terzo Millennio è una delle molte attività che la Fondazione Ente dello Spettacolo
organizza e fondazione che appunto è presieduta da Don Davide Milani. Tra l'altro, ecco, noi abbiamo anche assegnato l'Angelo della Carriera proprio 2 anni fa all'ente dello spettacolo in occasione degli 80 anni della rivista del cinematografo, che è una delle iniziative che l'ente dello spettacolo ha ripreso. L'ente dello spettacolo fa riferimento alla Conferenza Episcopale Italiana, quindi appunto è la Chiesa italiana che promuove questo festival, quindi è un festival sicuramente il padre di tutti noi, e tu Giulio credo che appunto lo conosca bene. Sì, l'ho frequentato da spettatore e certamente adesso, senza nulla togliere alla bellezza diciamo del presente, del tempo presente, ma vedere appunto tutti quegli amici, tutte quelle serate, quegli abbracci, fa venire un po' di nostalgia, no? Di stasera avremmo potuto essere lì insieme a Terni, di fronte a tante persone, a stringere mani, a sentire il calore, e quindi un po' di tristezza fa venire. Viceversa, una grande allegria nel sapere che questo premio fuori campo, nella vostra davvero meravigliosa motivazione, mi ha colpito molto, appunto, che il nome viene perché racconta qualcosa che non si vede appunto in scena, che è quello che diciamo chi non crede chiama energia, i più diciamo esoterici chiamano magia, noi che abbiamo la colonna vertebrale nella fede chiamiamo spiritualità, ma insomma è qualcosa che è fuori campo. Ecco, questo premio fuori campo, da questo nome bellissimo che accordate da 2 anni, nel primo anno è stato vinto da Pupi Avati, quindi per me l'onore è davvero doppio. Non oso nemmeno, come dire, pensare alla carriera di Pupi Avati, ogni tanto ci ripenso, quante cose, quanti film, quanta TV, quanti libri, da dove è partito. Proprio oggi mi è rivenuto sotto gli occhi che lui in realtà è uno degli sceneggiatori di Salò, di Pasolini, cioè quanto poi di più distante, no, da poi quello che ha fatto e quanti film ha fatto, quindi mi inorgoglisce davvero tanto, ne sono fiero, ne sono onoratissimo e non vedo l'ora di riceverlo, non tanto per il premio in sé, ma perché vorrà dire che possiamo finalmente stare insieme, che è una delle cose più belle della nostra vita, essere vicini l'uno con l'altro. Noi appunto ti aspettiamo ad aprile qui a Terni per questa festa e speriamo che appunto potremo festeggiare adeguatamente con Andrea, con Don Davide, con te, con i protagonisti del film. Volevo solo ricordare, non l'ho detto prima, i direttori artistici del Terzo Millennio sono Gianluca Arnone e Marina Sanna, e c'è questo comitato interreligioso di cui fanno parte i vertici appunto non solo della Chiesa Cattolica, il Cardinale Gianfranco Ravasi, ma anche dei buddisti, degli induisti, dei musulmani, degli ebrei, quindi è un festival che fa proprio dell'unione delle religioni, di ciò che, come diceva Giovanni XXIII, ciò che unisce e non ciò che divide, veramente la sua forza, come anche il festival diretto da Andrea, il Religion Today Film Festival, nato più o meno negli stessi anni, diretto da 2 anni, se non sbaglio, da Andrea. Anche voi avete proprio questo tesoro della comunione tra fedi diverse. Sì, sì, Arnaldo, forse la specificità del nostro festival è che, essendo in una città piccola come Trento, dove si può andare a piedi dal cinema all'hotel alle diverse location del festival, ci permette di creare veramente tantissima convivenza. Quest'anno, tra l'altro, siamo riusciti a farlo inaspettatamente, perché anche noi avevamo pronto il cosiddetto piano B, che era tutta una versione online, e visto che il festival era a fine settembre, sulla coda di quest'estate che ci ha un po' miracolato e ci ha permesso di ritornare e quasi di riprenderci le nostre vite di tutti i giorni, siamo riusciti a farlo in presenza e abbiamo allestito un grande tendone nella piazza principale di Trento, Piazza Fiere, accanto alle vecchie mura medievali, che ci ha permesso un po' di creare quella che
nei sogni anche della fondatrice Lia Beltrami e del presidente del festival Alberto, era un po' la tenda di Abramo, quella che permetteva di accogliere il pellegrino, e dove abbiamo presentato libri, abbiamo portato mostre fotografiche, dove c'è stato sempre un grandissimo via vai di persone. E questo ci ha permesso di entrare ancora di più nel cuore della gente di Trento e del nostro pubblico. E forse la cosa più bella che mi porto via da questo festival, naturalmente con tutte le difficoltà e le misure di sicurezza che abbiamo dovuto prendere, è stata questa signora che chiaramente non sapeva usare le app Eventbrite o scrivere una mail, che è arrivata al primo giorno a teatro e ha detto alla mia collega: io mi prenoto per tutte le proiezioni da qua fino alla fine del festival. E effettivamente questa signora veniva tutti i giorni alle 5 in teatro e andava via a mezzanotte. E quando abbiamo un pubblico così affezionato, ci viene voglia veramente di affrontare anche tutti i problemi, le difficoltà, e organizzare lo stesso queste bellissime manifestazioni. E allora, Andrea, ci vediamo anche una clip proprio di questa ultima edizione che si è svolta del Religion Today Film Festival a Trento, un'edizione particolarmente suggestiva perché le premiazioni si sono svolte in un rifugio di montagna. Allora Luca ci manda questa clip anche su Religion Today Film Festival 2020. Meno male che Giulio me l'ha segnalato. Sì, avevo appunto il microfono spento. Dicevo, questo era appunto il Religion Today Film Festival 2020. Stiamo in chiusura di questa serata molto intensa e molto bella. Giulio, tu l'hai citato prima, il tuo attualmente unico predecessore, appunto Pupi Avati, che l'anno scorso ha ricevuto il premio Fuori campo per il film Il signor diavolo. Allora io vorrei che proprio come ultimo contributo, anzi penultimo, ma poi sarà sui titoli di coda, per così dire, ci vediamo anche appunto questa clip che racconta questo primo premio congiunto dei nostri tre festival, Terzo Millennio, Popoli e Religioni, Religion Today, nel 2019, appunto il premio Fuoricampo. Noi abbiamo deciso di assegnare questo premio ogni anno in uno dei tre festival, quindi viene ospitato a rotazione. Il prossimo anno quindi saremo a Trento, l'anno scorso appunto eravamo a Roma,
al Terzo Millennio Film Festival, e questo è appunto la breve clip realizzata dall'ente dello spettacolo che racconta quella serata. Penso che questo è un riconoscimento che include le tre più importanti associazioni cinematografiche / religiose italiane a questo mio film, che ha come protagonista il diavolo, quindi il male, sia non perché l'ho realizzato io, ma mi sembra che sia acuto e tempestivo. Acuto perché hanno colto quello che è il senso della mia provocazione, nel senso che già nel titolo il signor diavolo, cioè fare di un'entità, l'entità somma di ogni male, ecco, definirla signore è già qualche cosa che dovrebbe in qualche modo incutere, suggerire una qualche preoccupazione. In più il diavolo come personaggio che è uscito completamente dal lessico attuale, cioè nessuno di noi parla più del diavolo, no? Di Satana, l'inferno, i peccati mortali, tutta quella, quel mondo, quel pantheon di negatività spaventevole nella quale siamo cresciuti, è stato completamente rimosso dalla stessa Chiesa, che è diventata fortemente rassicurante, comunque totalmente indifferente a quelli che sono invece gli aspetti del male, che invece nel frattempo ha fatto un sacco di punti, in classifiche molto in alto, e se ne sta facendo ancora. Baudelaire diceva il segreto migliore del diavolo è quello di far credere che non esiste. E infatti penso che sia un po' così. Ognuno di noi vive di una morale prêt-à-porter, cioè si autoassolve ed è sempre colpa dell'altro. C'è sempre un indice che indica qualcun altro, in una qualche direzione che è a destra, a sinistra o davanti, ma che non è mai te stesso, che in qualche modo io almeno quando mi guardo allo specchio un minimo di riflessione sulla quantità di male che poi volente o non volente produco è notevole, e quindi affrontare il tema del male, dire quanto sia universale e quanto sia occultato in tante, soprattutto in certi personaggi che ho visto il mio film, che sono del tutto assolutamente inimmaginabili nella storia, ecco, mi sembra che sia il senso della cosa che ho fatto. Che poi sia stato colto immediatamente anche dalla stampa cattolica, dall'Osservatore Romano, Famiglia Cristiana, all'Avvenire, insomma, che tutti, anziché criticarmi, abbiano apprezzato questa attenzione, mi ha fatto molto piacere. Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore Giulio, siamo andati un po' lunghi, ma è stata una serata molto molto bella, è stato molto bello parlare con te, e vi aspetto, questo premio appunto ti aspetta a Terni ad aprile. Andrea, ci vediamo anche noi, speriamo ad aprile, insieme anche a Don Davide. Grazie ancora di cuore e complimenti. Ovviamente ricordiamo che Bar Giuseppe può essere visto su Rai Play in qualsiasi momento, 24 ore su 24, questa è la bellezza della rete. Grazie ancora, noi ci salutiamo, abbiamo lasciato la clip nostra per ultima, anche perché rientra un po' in questa storia del Terni Film Festival che stiamo raccontando in occasione dei nostri 15 anni, quindi ci salutiamo con una clip del 2010 in cui tra l'altro c'è un Francesco Salvi appunto che interpreta Francesco d'Assisi in modo abbastanza insolito, a proposito di quello che dicevamo prima con Giulio. Grazie ancora a Giulio Base, grazie a Andrea Morgan, noi ci vediamo domani con un'altra giornata molto molto intensa, e buonanotte a tutti e grazie ancora. Ciao. To please me for disgorgeously, and I allowed you solemn delighting in your company. Then he was all my
delight. Leave my heart of wood, and whom but my Lady Greenleaf, and whom but my Lady Greenleaf, and whom but my Lady Greenleaf. Io sono San Francesco. È l'ora del mattino, Leone, preghiamo. Preghiamo? Ma come però? Perché sai com'è? Per recitare le ore bisognerebbe avere un breviario. Carissimo, noi non ce l'abbiamo il breviario. Però adesso te lo spiego io come possiamo fare a lodare Dio, visto che non possiamo recitare i salmi, ce li facciamo da soli. Allora, io dico una frase e tu rispondi come ti insegno io, va bene? E come no? Va bene, sì o no? Sì. Allora, stai attento però perché devi dire le cose che ti dico io, eh? Non fare come l'altra volta e cambi le parole, eh? Va bene? Va bene, va bene. Allora tu dirai così, io dirò così e tu dirai così, io dirò così. Oh, frate Francesco, tu facesti tanti mali e tanti peccati nel mondo che tu sei degno dell'inferno. E tu, frate Leone, risponderai, vero, vero, vera cosa è che tu nell'inferno profondissimo giacerai, capito? Volentieri, padre. Va bene, comincia pure. Oh, frate Francesco, tu devi ripetere esattamente quello che dico. Sì. Oh, frate Francesco, tu facesti tanti mali, tanti peccati nel secolo che tu sei degno dell'inferno. E Dio farà grazia a te tanti beni che tu te ne andrai in paradiso. No, no, non ci siamo, scusa. Leone, quando ti dico che devi dire, frate Francesco, tu che hai fatto tante cose inique nel secolo contro Dio, che non ne sei degno se non dell'inferno e di essere maledetto da Dio, tu devi rispondere, veramente tu sei degno di essere messo nell'inferno, maledetto! Capiti? Hai voglia, sì. Oh, Signore mio del cielo e della terra, io ho commesso contro te tante iniquità e tanti peccati che io non sono degno d'altro che essere stato te maledetto e buttato nello più profondo dell'inferno. Oh, frate Francesco, e Dio ti farà tale che tra i benedetti tu sarai singolarmente benedetto. Ma lo fai apposta. Leone, tu mi meni il camperlaia, tu mi prendi per ciuccio, tu non rispondi come ti ho insegnato, perché Leone? Leone, io ti comando, per santa obbedienza, che tu rispondi come ti dico io. Io dirò così. Oh, frate Francesco Cattivello, pensi tu che Dio avrà misericordia di te? Nel senso di no. Con ciò che tu che combina una roba tremenda, tutto il secolo che hai combinato peccati contro il Padre, hai combinato della misericordia di Dio ed ogni consolazione, che tu non sei degno di trovare misericordia. E tu, frate Leone, pecorella, obbediente, risponderai, per nessun modo e nessun mondo e nessun modo, mondo uno e due, sei degno di trovare misericordia, capito? Va bene, va bene. Oh, non ti arrabbiare. Allora, oh, frate Francesco Cattivello, il Dio Padre, la cui misericordia è infinita più che il peccato tuo, ti farà grande misericordia e sopra essa t'aggiungerà molte grazie. Mi spieghi? So io, mi spieghi perché mai io ho la presunzione di fare di adire di fare di tutto per farmi contro l'obbedienza, eh? E tu continui a rispondere al contrario di quello che io ti ho insegnato. Non è colpa mia, Francesco, è che ogni volta che ci provo a dire quello che tu mi hai raccomandato, Dio mi fa dire quello che gli pare a lui, anzi quello che pare a te. Sì, ho capito, ma io ti prego assiduamente, carissimamente, gentilissimamente, convincentissimamente, che tu mi risponda questa volta esattamente come io ho detto, va bene? Sì, allora di al nome di Dio che per certo io risponderò questa volta come vuoi tu. Oh, finalmente! Oh! Oh.
Dio mio, frate Francesco, cattivello, cosa hai combinato? Dio mio, credi tu che il Signore potrà mai avere misericordia di te? Anzi, grazia grande riceverai da Dio e ti esalterà e ti glorificherà in eterno, perché chi si umilia sarà esaltato! E non ti incazzare, io non ci posso fare niente. Vabbè, è che Dio parla per bocca mia. Vabbè, sei Dio che parla per bocca tua. Ma me ne vado a cercare un altro! Sei Dio che parla per bocca tua. Ma me ne vado a cercare un altro, va! Frugalità di gusto, ma pensa a me al posto suo. Sì, prendi il mio tempore, la mia camicia, il mio pantalone, la mia automobile, io prenderò il tempo. Sarevo chiamare Francesco, ma non lo sai, mi chiamo Manu, non sono lui, e mi dispiace, ma che ci posso fare? Sono contento da due forze uguali, una dice lavorare, soldi, l'altra dice pregare da adorare, in te troverai la gioia, resto immobile, intrattabile, peccato.